Ciao, non inseguire chi scappa. Se vuoi sedurre, se vuoi coinvolgere, non devi inseguire chi scappa. Perché chi scappa, se scappa, è perché non è coinvolto con te ancora. Quindi più tu lo insegui, più tu gli dai, diciamo, sicurezza. O perlomeno, non è che non devi inseguirlo completamente. Non devi mantenere l'inseguimento costante. Cioè, se una persona scappa, tu un pochettino lo insegui. Non tanto però da arrivare a fargli dire che cazzo vuoi, vaffanculo, per dire, perché se arriva a quel livello lì, allora si innesca un meccanismo logico. Ma lui scappa, cioè tu, come dire, interagisci con questa persona, lo inviti, lui dice no, tu fai per un po' così. L'ideale sarebbe, diciamo, che questa persona in qualche modo, diciamo, tu riuscissi a soddisfare dei suoi bisogni, comunque dimostrandoti molto disponibile, dimostrando che hai voglia di, diciamo, gratificarlo, insomma, portandolo un po' su un piedistallo, fondamentalmente. E più lo porti in alto, senza però arrivare, diciamo, a far sì che la sua parte logica dica no, non voglio, più lo porti in alto, più gli dai importanza, fondamentalmente, più gratifichi comunque una sua parte, una parte narcisistica. E quindi, diciamo, vai a gonfiare un po' il suo ego, la sua. Ecco, più lo porti in alto, più si farà male quando cade, perché poi da sto piedistallo per coinvolgerlo e sbatterlo giù. Sbatterlo giù inizia a togliergli, inizia a trattarlo con indifferenza, inizi a trattarlo con indifferenza, è la parola, il termine esatto è con indifferenza, che ci sia, che non ci sia, non te ne fotte niente, che questa persona ti dia. Come dire, la sua presenza non te la dia, te ne può importare di meno. Ecco che in questo caso è l'indifferenza, non l'avversione, che devi mettere in atto. Questa indifferenza va a destrutturare la sua parte logica, non riesce più a capire perché. Perché si domanderà, perché prima era così disponibile nei miei confronti e adesso non lo è più. E allora si avverrà il miracolo che il topo che fuggiva inizierà a fare il gatto che rincorre, inizierà ad inseguire, inizierà a, diciamo, a essere lui a cercare te. E allora a quel punto lì puoi fare di tutto, puoi mettere vincoli, puoi, diciamo, penalizzarlo con degli antagonisti, inserire l'antagonista trasgressivo o anche quelli istituzionali, gli metti dentro di tutto. E manderà in tilt la sua sfera logico-razionale, che non capirà, e poi avrà una sorta di guerra interna, la sua parte logica e la sua parte emotiva, che non capirà perché è accaduto tutto questo. E in questo modo produrrai un forte coinvolgimento di natura emozionale. E questo forte coinvolgimento farà sì che tutto sommato perderà la testa nei tuoi confronti, fondamentalmente, e avrà invertito la clessidra. E a quel punto lì starà a te gestire la situazione, però serve sangue freddo, essere centrati e non, diciamo, lasciarsi trasportare dall'emotività, altrimenti non riuscirai a fare nulla di tutto questo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!